Siamo in diretta streaming, causa caduta la linea. Stavamo parlando della tombolata bettica di Amalfi e della zeppolata. E come sempre, a me mi escludono da tutto e tutti. E stavo dicendo che l'ultimo giorno dell'anno non veniamo qui a portare gli auguri di buon anno. Gli auguri di questo e gli auguri di quello, quando si predica male, si predica bene e si razzola male, perché anche Michele Pappagoda è un cittadino di Vettica di Amalfi. Sono anni in cui avevano fatto un gruppo nelle scuole elementari a Vettica, e dove tutti, una scuola che è del comune di Amalfi, un edificio pubblico, è diventato privato, è diventato della gente che per fare una festa o un qualcosa di interesse pubblico del paese si deve chiedere l'ordine al vice sindaco. Ma il vice sindaco deve fare il vice sindaco o è il proprietario degli immobili comunali? Le cose pubbliche sono di tutti, e tutti i cittadini ne devono usufruire. Non è che si dà la chiave all'amministratore di sempre e lui gestisce tutto. Lo gestirebbe in modo corretto. Allora, alto là, anche io non avrei niente da ridire. Ma perché io, diversamente abile, vengo sempre escluso da tutto e tutti? Solo perché io non sono un leccaculo come tutte le altre persone. Non perché le cose io le dico in faccia, allora fa male dire le cose in faccia alla gente. A me non mi interessa andare nelle scuole elementari a fare il pagliaccio o suonare, eccetera. Ma non mi hanno fatto mai parte integrante di niente, sia il parroco di adesso, sia il parroco di prima, e sia tutti gli amministratori di sempre, di oggi e di domani. Ma io oggi ero qui per fare gli auguri, ma anche per far capire alla gente come funziona in questo paese. Mo vedranno a maggio per il voto. Ma qui è campagna elettorale sempre, e stanno sempre solo e solamente per il voto, e dei diversamente abili se ne fottono. Io non voglio soldi, non voglio niente da nessuno, ma vorrei almeno una volta che qualche amministratore verrebbe da me, dice: Michele, abbiamo fatto questo per te. Avevo chiesto anni fa un aiuto per farmi salire e scendere le scale. Mi misero un servizio della Millennium che usciva alle 4 del pomeriggio in pieno inverno e mi ritornavano in casa alle 7. Questo è il modo di gestire un disabile al comune di Amalfi. Secondo voi, io uscivo alle 4, mi scendevano di casa, mi portavano giù alla strada. Alle 7 dovevo aspettare la comodità della Millennium per risalirmi sopra. Questo è quello che dà il comune di Amalfi. Questa è l'assistenza che dà ai disabili. Poi hanno sospeso tutto e Michele Pappagoda per il comune di Amalfi è morto. Io sono vivo. Facciamo la domanda, andiamo al comune. Non mi hanno mai dato niente, niente. Faccio una festa, la faccio con le mie spese e c'è l'invidia. Porto la spesa a casa mia e c'è l'invidia. Faccio un'altra cosa e c'è l'invidia. Cammino con una busta in mano e c'è l'invidia. Poi alla fine dell'anno dice: facciamo buon anno, Michele. Non lo voglio il buon anno da nessuno. Siete tutti vigliacchi, tutti falsi. Se eravate gente per bene, nonostante c'era un pazzo in casa mia, tutto il popolo di Vettica era qui a farmi gli auguri. Nessuno viene. Avete il coraggio di dire: siamo una famiglia di pazzi, ma i pazzi siete voi.
Noi siamo in questa casa per gli stenti, non siamo come tanta gente che si è fatto ville e contraville con i soldi dell'amministrazione comunale. Perciò stanno al comune, per farsi un'altra casa, per farsi un altro palazzo, perciò stanno al comune. La persona interessata sa di chi sto parlando. Stava alla provincia come amministratore, si fece un palazzo a 3 piani. È stato al comune e si è fatto 3 ville. Con i soldi delle tasse della povera gente. Io non sto qui per fare il politicante, ma gli auguri di fine d'anno si devono fare con tutte le ragioni e far capire a tutti la sofferenza di un disabile. Io non sono pazzo, non sto qui a fare il pazzo, ma voglio far capire alla gente come vengo trattato io. Un ragazzo di 46 anni abbandonato dalle amministrazioni, abbandonati dal parroco, abbandonati dalla comunità. Io se non avevo una famiglia per le amministrazioni ero già morto. A tante persone fanno la raccolta, mettono i tappi nelle buste, gli danno la sedia a rotelle nuova. Io devo aspettare 7 anni per la sedia a rotelle. L'ultima sedia a rotelle me l'hanno dovuta regalare perché non era passato il termine, ma la sedia a rotelle che mi ha dato l'ASL l'ho già buttata nella pattumiera che è rotta già da 3 anni. La gente si permette di dire, quello sta su una carrozzella, chissà che pensione prende. Amici cari, lo Stato ci dà l'elemosina, 280 euro al mese, questo. Poi se ne vengono a dire gli auguri di buon anno. Gli auguri di buon anno non servono. Non servono a niente quando noi nell'anno facciamo del male e non aiutiamo il prossimo. Non aiutiamo chi soffre e non aiutiamo le fasce deboli. Vi mettete solo la casacca attorno alle processioni. Per fare la sfilata. Mettete i disabili in prima linea quando vi conviene. Quando non vi conviene i disabili devono andare via. Ma il mese di maggio vi mettete sul palco in piazza Duomo a dire scemenze. Costruiremo la strada, faremo la scivola ai disabili. Michele viene qua, Michele viene là. Io lo dico già da adesso. Non ho votato e non voterò mai. Perché nessuno mi ha fatto del bene. Tutto quello che faccio in internet lo faccio a mie spese. Quando faccio le notizie pago i soldi a fine d'anno. Nessuno mi dà niente. Non come tante altre persone fanno i giornalisti. Campano sulla pubblicità. Campano sul lavoro degli altri. Da un discorso vado all'altro. Come quell'altro bel signore di Positano News. Mi viene a chiamare di notte e di giorno solo perché gli devo fare le notizie a lui. E a Natale nemmeno gli auguri di Natale. E a pranzo di Natale mi ha messo dietro la porta. E poi c'hanno l'invidia su di me che faccio delle cose belle in internet. Io quest'anno... La festa dei disegni non l'ho voluto fare ad Amalfi, né a Positano né a Sorrento, perché siete gente di 4 soldi. Me ne sono andato fuori da Amalfi, fuori di qua, perché siete gente che non volete niente. A me mi trattano meglio gli estranei che i paesani e che la gente di qua che mi conosce da bambino. La gente che mi ascolta deve sapere io che faccio. Non Michele lavora per Positano News, gli danno lo stipendio. A Michele non gli dà niente. Michele Pappagolo lavora gratis dal 2009. E nemmeno gli auguri a Natale mi fa.
quel signore là se n'è andato a fare la pubblicità a Meta oggi, a fare gli auguri sulla spiaggia, a fare lo stronzo con le sue comare e cumorelle. Ha fatto il pranzo di redazione e a Michele l'ha messo fuori alla porta. Ha messo i quattro scemi vicino a lui. Io gliel'ho detto in faccia. Tu e quei quattro zingari, e lo dico un'altra volta. Perché una persona che gli ha parato il culo dal 2009 non ha mai venuto a trovare, vergognati! E io l'ho fatto col cuore, l'ho continuato a fare fino adesso. Lui mo dirà a tutti che mi faceva la ricarica. Sapete che ricarica mi faceva? 5 euro! Mi faceva l'elemosina! Non ho bisogno! Se una persona per bene aveva la creanza di dire è Natale, è Capodanno, hanno fatto i calendari, le agende, non mi ha dato niente. Dovevo andare io da lui a prendere la fetta di panettone. E che sono un morto di fame io. Io c'ho da mangiare e bere. Mia mamma mi fa fare il signore. Meglio di tante cose che volete darmi voi a me che non mi date niente. Comunque, concludo questa diretta facendo gli auguri a tutti che sia un anno felice, prospero di tante cose belle, ma finisco questa diretta dicendo è meglio un forastiero che un paesano, meglio un forestiero che un paesano, perché il forestiero almeno ti tratta, il paesano ti prende a calci in faccia. Buona serata.